Bentornati a Duels, i duelli elettorali organizzati dalla piattaforma Tiscali.it. Il tema di oggi è un tema complesso, è un tema molto delicato perché andiamo a toccare il sociale, la vita di tutti noi, cioè quindi la famiglia, i giovani, gli anziani di cui si parla così poco e che invece sono sempre di più, perché noi siamo in un paese dove ci sono poche nascite, pochi bambini, poche donne che lavorano, diventiamo più vecchi e più poveri, con tutto quello che ne consegue in termini di produttività e di costi sociali. È un tema che attraversa, come ho detto, molte competenze, molti ministeri, e non è che noi risolviamo il problema, ovviamente, l'argomento parlandone in un duello, però è importante sentire, come dire, prendere il polso, avere il polso della situazione con i candidati. E i candidati di oggi, con mio grande piacere, abbiamo la ministra per le pari opportunità e per la famiglia, Elena Bonetti. Salve. Buongiorno. Lei è ministra in carica ed è candidata per Italia Viva e per il Terzo Polo. Ci può dire in quale collegio, per favore? Nel collegio U01 di Roma, quindi Roma, municipio 1-2, è un pezzo della Garbatella dell'Otto. Il cuore della capitale. E il suo opponent, il suo competitor, è un competitor di tema, ma è anche un competitor di collegio, perché vi scontrate nello stesso collegio, e abbiamo il dottor Ciani, dottor Paolo Ciani. Salve. Buonasera a lei e a chi ci ascolta. Lei è candidato, non è un parlamentare uscente, è segretario di Demos, molto vicino alla comunità di Sant'Egidio e da sempre si occupa di temi sociali come casa, famiglia e anziani. Io andrei a cominciare, se siete d'accordo, i tempi saranno, voi vedrete il cronometro sullo schermo. Allora, io comincerei dall'appello e dalla denuncia che è venuta dal Papa in questi giorni, il deserto demografico. Non è la prima volta che lo fa, ma questa volta l'ha fatto, a mio avviso, in modo più drammatico, con dei numeri. Pensiamo che nel 2022 in Italia sono nati solo 385.000 bimbi, in 30 anni rischiamo di avere 5 milioni di italiani in meno e il PIL, se questa è la tendenza, potrà calare di 560 milioni da qui al 2070. Quali sono le vostre proposte per fronteggiare questo allarme sulle nascite soprattutto? Cominciamo con la ministra Bonetti. Prego, ministro. Beh, innanzitutto dare piena attuazione alla riforma del Family Act, di cui mancano i decreti attuativi, una parte dei decreti attuativi, quelli che riguardano il sostegno alle spese educative per le famiglie, gli incentivi per il lavoro delle donne e delle donne anche dopo la maternità, la riforma dei congedi parentali, misure concrete di sostegno all'abitazione, all'autonomia, al lavoro dei giovani. Decreti attuativi che mancano perché la caduta del governo ha impedito a questo governo di portarli a termine, ma che devono essere fatti in modo celere. Papa Francesco ha denunciato quello che per troppi anni la politica ha semplicemente commentato e non ha avuto mai il coraggio di affrontare. Noi lo abbiamo fatto portando a termine la prima riforma integrata delle politiche familiari, che ha proprio l'obiettivo di un investimento di lungo termine sulle famiglie come anche elemento di valore sociale. Dall'assegno unico universale per i figli, 20 miliardi di euro, all'approccio integrale di alleanza che il Family Act ha saputo portare avanti. Ecco, mi scusi se faccio subito un'aggiunta, tanto poi i tempi saranno recuperati. Le volevo chiedere, per questi decreti mancanti, ce la farà il governo Draghi dimissionato a portarli avanti oppure restano appesi e quindi passeranno al prossimo governo? No, non è stato formalmente possibile portarli avanti. Io avevo già pronto il lavoro per le risorse da destinare e la formalizzazione dei decreti proprio per la legge di bilancio. Avevamo quindi i tempi per portarli a compimento entro la legislatura nei termini previsti, anzi in anticipo rispetto alla legge, ma la caduta del governo ha reso impossibile farlo, perché noi oggi operiamo in termini di affari correnti e serve il passaggio alla legge di bilancio. Ecco, dottor Ciani, risponda pure e si prenda pure più tempo, perché bisogna dare il tempo uguale a tutti. Grazie. Quindi cosa fare per fronteggiare questo rischio deserto? Innanzitutto delle azioni concrete, alcune le elencava la ministra. Il tema dell'assegno unico è stata una conquista molto importante. I provvedimenti prevedevano anche altro, che ancora purtroppo non è stato
possibile realizzare e che spero chiunque vinca li realizzi molto presto. Però c'è in Italia anche un tema culturale su questo punto, c'è un tema che riguarda le donne. Per troppo tempo abbiamo costretto le nostre ragazze e le nostre mogli a scegliere tra il lavoro e decidere di mettere al mondo dei figli. C'è un tema culturale più profondo perché da troppo tempo nel nostro paese c'è un individualismo pressante, una competitività pressante, si accusa l'accoglienza e poiché un bambino è innanzitutto prendersi cura di qualcun altro, accoglierlo nella propria vita, cambiare le proprie abitudini in base a colui che arriva, se non cambiamo anche questo modo di pensare, purtroppo non basteranno le misure. Premesso che le misure sono fondamentali e noi abbiamo visto che il primo paese in Europa, la Francia, che ha fatto misure da tanti anni, per esempio sul terzo figlio, inizia a dare frutti anche dal punto di vista demografico. Bene, vi ringrazio. E allora vi chiedo, e ricomincio da lei, dottor Ciani, se, appunto, se il Family Act nella parte già realizzata e finalizzata e nella parte che ancora deve essere finalizzata, può nel suo insieme, il Family Act tocca veramente tutto, tanti aspetti di queste emergenze. Il Family Act può essere una risposta, utile a dare tutte le risposte che servono? O serve anche altro? Cominci lei, dottor Ciani. Grazie. Tutte le risposte lo vedremo. Intanto bisogna applicare tutte le misure perché sicuramente quella dell'assegno unico e dell'assegno unico universale è una misura importante perché riguarda tutte le persone che hanno figli minori, a prescindere, diciamo, dalla loro condizione. Questo è un sostegno concreto per le famiglie e soprattutto per le famiglie numerose, ma aiuta anche l'economia perché se le famiglie hanno possibilità di spendere è meglio per tutti. Ma le misure prevedono anche degli incentivi, per esempio per i giovani, e questo è un altro grande tema per il nostro paese, perché purtroppo abbiamo parlato tanto e troppo male dell'immigrazione, ma il vero dramma dell'Italia sono tantissimi nostri giovani che lasciano il nostro paese anche perché non hanno misure e situazioni che li aiutino. Nel Family Act questo è previsto. Penso che dovremmo iniziare ad applicarlo e vedere se queste misure sono sufficienti, altrimenti prenderne altre. Ecco, mi scusi se faccio anche lei un supplemento di domanda. Lei parlava prima di un aspetto culturale, c'è un gap da un punto di vista culturale. Come può essere colmato questo gap, secondo lei? Quando parlava di... No. Innanzitutto smettendo di parlare male dell'accoglienza come un disvalore, questo è qualcosa che per il nostro paese è veramente vergognoso perché viviamo e abbiamo vissuto di accoglienza ricevuta e donata. L'accoglienza a cui mi riferisco chiaramente è stata quella rispetto ai migranti, ma l'accoglienza e il condividere la vita, gli spazi, l'economia con altri riguarda molto anche la famiglia e i figli. Bene, adesso al Ministro, serve altro oppure ritiene sufficiente il Family Act in tutti i suoi aspetti, che ripeto sono tanti? Il Family Act è sufficiente ad attivare un processo che deve ovviamente allargarsi. Non dimentichiamoci che il Family Act si affianca anche alla prima strategia nazionale per la parità di genere, che va a declinare con ancora più puntualità dei principi di delega che il Family Act prevede. Penso a quello che tra l'altro il Papa aveva citato, cioè l'investimento in una nuova alleanza tra il mondo delle imprese e anche le politiche sociali, il mondo delle istituzioni, abbassare il costo del lavoro femminile, aumentare il reddito, la capacità di reddito per le donne. L'assegno unico universale è aumentato laddove entrambi i genitori lavorano, oppure nel caso di nucleo monoparentale. C'è un elemento importante che riguarda la demografia, viene aumentato dal terzo figlio, come ha ricordato, ma soprattutto il Family Act prevede investimento nelle spese ed di educazione per i figli, quindi il rimborso delle spese educative, dalle rette scolastiche ai libri di testo ai centri estivi, misura sulla quale noi abbiamo fatto un'esperienza straordinaria in questi anni, nei quali abbiamo finanziato per la prima volta i comuni in accordo col terzo settore, con gli oratori. L'altro elemento importante che dobbiamo assolutamente attivare è quello spazio di autonomia per i giovani. L'abbiamo iniziato a fare con i mutui agevolati
per quanto riguarda le coppie e i giovani sotto i 35 anni, ma c'è un tema che riguarda l'investimento anche sugli affitti e sull'inizio dell'attività lavorativa. Questo, tra l'altro, ha un effetto importante, penso anche ai contesti urbani come quello rappresentato da Roma, che deve essere riabitato e rianimato anche dalle giovani famiglie. Ecco, mi scusi se ritorno, tanto abbiamo tempo. Le volevo chiedere sempre, Ministro, qual è la delega cioè, qual è la delega rispetto alla quale lei è più preoccupata? Cioè, quella che se non dovesse andare a buon fine rischia di mettere in crisi la struttura del Family Act, di Ma quelle che se posso mancano, dire, ovviamente. il Family Act ha un approccio proprio sistemico integrato. Io stavo lavorando sul tema rimborso alle spese di educazione per i figli, proprio anche in un accordo di coinvolgimento e coprogettazione col terzo settore. Secondo elemento, riforma dei congedi parentali, importantissimo, in modo paritario e aumento del congedo obbligatorio di paternità. Terzo tema, incentivi al lavoro femminile, attuazione della certificazione per la parità di genere, che in realtà è già legge, che incentiva le imprese ad assumere e promuovere carriera femminile, ma anche la reintroduzione, mi lasci dire, di voucher per le babysitter, per tutti quei servizi di caregiver anche che le famiglie fanno e di cui hanno bisogno anche da un punto di vista economico. Questo ovviamente affiancato all'investimento sulle infrastrutture come quelle degli asili nido, le infrastrutture sociali che sono altrettanto strategiche. Sentitemi, a me è venuta in mente una domanda che adesso volevo sottoporre ad entrambi. Parlando di accoglienza e tornando un attimo sull'immigrazione, che comunque è un aspetto fondamentale di tutto quello di cui stiamo parlando, perché l'immigrazione c'è, noi li abbiamo, gli immigrati, però purtroppo spesso e volentieri non sono inseriti. Quindi la cosa che volevo chiedere è questa: se secondo voi può essere utile un ministero ad hoc per l'immigrazione? Quindi non il Ministero dell'Interno che si occupa dei flussi, degli sbarchi, ma un ministero che si va a occupare anche appunto, dell'ingresso e dell'inclusione di tutte queste persone. Prima, per favore, risponde il dottor Ciani. Allora, a mio avviso sì, nella nostra storia repubblicana per poco tempo abbiamo avuto un Ministero dell'Integrazione. Io ritengo che sia una scelta molto intelligente, anche perché già il fatto che le politiche migratorie siano trattate dal Ministero dell'Interno e quindi da chi si dovrebbe occupare di ordine pubblico e polizia dà un pochino l'approccio a questo tema. Sicuramente sì. È chiaro che io quando parlo di migrazioni non intendo che la migrazione automaticamente aiuta il tema demografico, peraltro sappiamo bene che i migranti quando diciamo, si integrano prendono le abitudini anche di natalità dei paesi dove stanno, però è evidente che viviamo in un mondo con grandi scambi e questo potrebbe essere molto utile. Attenzione però, c'è una propaganda che dice volete la sostituzione etnica, questo è molto grave, sono le parole usate dai primatisti bianchi che vanno a fare le stragi davanti alle moschee, quindi attenzione quando trattiamo questi temi perché sono molto delicati. Ecco, invece secondo lei, Ministra Bonetti, può essere utile un Ministero dell'Immigrazione o dell'Integrazione? Quello che serve sicuramente è un approccio davvero integrato e coeso. Sono d'accordo che l'immigrazione non possa essere affrontata in modo settorializzato. E perché serve un approccio integrato? Perché tutte le volte che noi dobbiamo attivare delle politiche sociali che devono investire e promuovere il valore e la libertà della persona all'interno della comunità, dobbiamo costruire reti e processi di integrazione e di valorizzazione della persona nella comunità. Ecco perché non credo invece alle misure, e anzi hanno fallito a se stesse, di quelle misure prettamente assistenziali che lasciano sola la persona, e quindi quelle politiche riparative. Io ho imparato da un sacerdote che ha lavorato tanto a Scampia, a cui sono molto cara, che mi ha sempre detto attenzione semplicemente ad attuare politiche che proteggano le persone nelle loro fragilità, senza invece attivare una loro libertà. E allora per promuovere una reale integrazione serve formazione alle competenze, a partire certamente dalla formazione linguistica, ma è quella minimale, formazione delle competenze e inserimento nei processi e nel mondo del lavoro. Perfetto, andiamo a un'altra domanda, perché parliamo di famiglia, parliamo di giovani, parliamo poco di anziani e gli anziani invece sono sempre di più, sono sempre più soli e pare che di loro nessuno si occupi, anche nelle città è difficile per gli anziani muoversi, è difficile uscire di casa. Tutte
non hanno agganci per questo. Quindi io volevo chiedere, cioè io credo che sia una vera emergenza sociale e volevo chiedervi se avete delle proposte, quali sono, e cominciamo da professor Ciani. Grazie, sì, gli Vi anziani chiedo sono qui, una vi mia. chiedo adesso di stringere i tempi perché mi sono dilungata io, però era utile farvi parlare di tutto questo. Prego, professore. Sono una mia grande passione gli anziani, non solo perché tutti ci auguriamo di diventare anziani e di vivere bene questa stagione della nostra vita, ma perché purtroppo la nostra società non ha riflettuto e non ha prodotto molto sugli anziani. Io in questi anni sono stato consigliere regionale nella Regione Lazio. Ho fatto approvare una legge sull'invecchiamento attivo e quindi su cosa possono fare e cosa possono dare alla società tante persone ultra 65 anni. E poi c'è il grande tema invece dei grandi anziani, quindi della terza età, tante persone che nel tempo diventano parzialmente o non autosufficienti, per cui oggi l'unico orizzonte spesso resta soltanto quello dell'istituzionalizzazione. Vanno portate le cure a domicilio, telemedicina, teleassistenza personale dedicato a domicilio, perché ognuno di noi vorrebbe rimanere a casa propria fino alla fine. E questo è possibile perché in tanti luoghi si riesce a fare e quindi possiamo farlo anche nel nostro paese. La ringrazio, Ministro Bonetti. Il tema dell'invecchiamento attivo e dell'assistenza alla popolazione più anziana è un tema prioritario, lasciatemi dire, non solo per questa campagna elettorale, ma per la progettazione del futuro del nostro paese. Abbiamo appena Brava. parlato della questione demografica, noi ci avviciniamo ad un tempo nel quale avremo una popolazione di anziani soli, perché avranno sempre meno figli, con meno giovani in qualche modo che li possono aiutare. Come rispondere a tutto questo? Tra l'altro è un tema di carattere economico prioritario. Abbiamo ospitato come presidenza, proprio come delega sull'invecchiamento attivo, la quinta conferenza UNECE, che ha riscritto una strategia europea proprio su questo tema e che ha basato, diciamo, quindi noi basiamo il nostro programma su uno, alleanza tra generazioni, anche nel passaggio, nella transizione tra le competenze, due, la creazione di quelle infrastrutture, di quelle reti sociali di prossimità che inevitabilmente devono integrare le infrastrutture socio-sanitarie, perché bisogna iniziare a investire sul socio-sanitarie, con quelle dell'housing abitativo, tre, promuovere un'attivazione di coprogettazione, di corresponsabilità tra il mondo delle istituzioni, il mondo del terzo settore del volontariato e il mondo del socio-sanitario. Questo è il modello sul quale noi credo possiamo davvero dare una risposta concreta, non solo a un bisogno di oggi, ma in prospettiva a una potenziale criticità che invece non vogliamo dare per il futuro. E speriamo che chiunque vinca se ne occupi, perché il tema poi è occupare e fare le cose. Veniamo adesso alla parte più, come dire, così, la domanda segreta. Quindi dovete farvi una domanda segreta, cattiva ma corretta, lo dico sempre. Prego, prego, Ministro Bonetti, cominci pure lei. Andiamo in ordine alfabetico con la domanda segreta. Poi ho anch'io la mia domanda segreta per voi, eh. Ah, pensavo che la facesse prima lei, invece ci dà il No, no, prima formato. voi, poi la faccio io. Grazie. Allora, lo chiedo al candidato, insomma, al mio competitor Ciani, che la proposta sul tema del reddito di cittadinanza, che per noi, come lui sa, è stato un elemento che ha fallito nella sua prospettiva di attivazione di percorsi reali di inserimento e che in qualche modo io invece credo che manchi della visione di un'integrazione comunitaria della persona, perché addirittura le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza non sono intercettate né dai servizi sociali né dai centri di ascolto della Caritas né nessuna di quelle realtà che invece fa accompagnamento reale di libertà per le persone. In che modo nel vostro programma questo viene affrontato? Prego, professore, dottore. Grazie. Allora, io ritengo che il reddito di cittadinanza sia stata una misura non del tutto corretta, ma molto utile. Quindi, a mio avviso e nel nostro programma, una misura in favore delle persone di questo tipo è necessaria. Peraltro, ha preceduto il reddito di cittadinanza e il reddito di inclusione, Appunto. che diciamo che la ministra conosce bene. E che è stato un pochino poco rivendicato forse nel momento in cui fu fatto. Credo che una misura di base come il reddito sia necessario, bisogna lavorare sulla parte
che non ha funzionato, ma anche perché non era pensata in quella misura, cioè dell'interfaccia col mondo del lavoro e quindi di un mondo del lavoro che cerca lavoratori e tanti percettori di reddito di cittadinanza che non accedono a quel mondo del lavoro. Ma non si ottiene questo eliminando una misura che invece ha alleviato la vita di tante persone e di tante famiglie. Bene, dottor Ciani, la sua domanda segreta alla ministra Bonetti. Vi Ma no, non è cattiva perché la ministra è una vedo, persona siete molto dialoganti, che quindi bene. stimo e che avrei avuto piacere di avere nel nostro campo, se proprio devo dirla tutta. Però no, è una domanda invece che mi... Beh, non lo deve chiedere a lei, credo. Comunque va bene. Scusi, No, se mi lo sono so, permessa. colgo l'occasione per dirlo. Vabbè, però non faccio polemica perché non lo chiedo a lei, ma a qualcuno delle persone con cui lei si candida, sì, diciamo. Però no, la domanda è un'altra perché riguarda il rapporto degli eletti e dei deputati con i cittadini. Mi ha colpito, e le voglio domandare come mai, una persona come lei, candidata in più collegi proporzionali, che è nata a Mantova, ha studiato a Pavia, vive a Mantova, insegna a Milano, decide di candidarsi per rappresentare i cittadini di Testaccio, Trastevere, Monti, Parioli e Garbatella, ecco, perché il tema della distanza dei politici dai propri rappresentati, secondo me, è uno dei vulnus di questo tempo. Glielo chiedo proprio perché, appunto, la stimo e voglio capire qual è stato il ragionamento. Grazie. Prego. Ma il tema della rappresentanza è un tema importante, il tema della rappresentanza e della coerenza. Questo collegio, il luogo dove noi ci candidiamo, è uno dei luoghi che ha bisogno di risposte concrete e di un metodo nuovo della politica. E il fatto che questo metodo nuovo sia necessario per rispondere a questi elettori, a queste elettrici, dipende dal fatto, ad esempio, che la crisi di governo si è aperta per un voto che è mancato su un termovalorizzatore, sulla gestione dei rifiuti, di cui questa città ha profondamente bisogno. Altrettanto, questo luogo è il luogo dove le istituzioni incontrano la vita dei cittadini, ma soprattutto dove c'è una vita di quartiere, di commercianti, di liberi professionisti, di donne imprenditrici, quanto la realtà imprenditoriale romana è importante. Le cose che io ho portato avanti proprio per sostenere l'imprenditoria femminile, per sostenere i liberi professionisti, i lavoratori autonomi con quella universalità che tra l'altro mi permetto di dire il Partito Democratico non aveva così non solo voluto ma sostenuto, è stata una delle mie battaglie, arrivare all'assegno Chiedo unico universale scusa. davvero per tutti e non escludere nessuno, è uno dei motivi sui quali io credo che questo collegio e questa città meriti oggi una risposta. Bene, adesso tocca a me, però vi chiedo veramente risposte brevissime, scusatemi, comincio da lei, dottor Ciani. Io ho trovato un'intervista sua recente sul Fatto Quotidiano dove lei in sostanza dice che abbiamo sbagliato, stiamo sbagliando a dare armi per questo conflitto russo-ucraino e quindi le volevo chiedere come si pone, come dire, che cosa, se conferma questa intervista, se magari era un titolo esagerato, ma che cosa mi dice di questa cosa? Cioè sul conflitto in Ucraina, sbagliamo a dare armi? Era un titolo esagerato. Io provavo a spiegare il perché, diciamo, il Partito Democratico e in realtà larga parte del Parlamento italiano abbia deciso di fare quello che ha fatto rispetto alla guerra, all'invasione russa in Ucraina. Io ponevo un altro tema, cioè ho detto mi ha preoccupato molto il tema di una semplificazione rispetto alla guerra, di una narrazione bellicista, del fatto che la Germania abbia deciso in 3 giorni il riarmo e la Germania sappiamo che vuol dire in Italia e in Europa e cosa ha voluto dire il disarmo della Germania in questi Ok. anni. Mi preoccupava un tema molto legato a vinciamo, perdiamo le armi, le battaglie, perché poiché sono preoccupato anche della cultura e di quello che ascoltano i nostri concittadini, penso che dobbiamo fare attenzione perché la guerra è il male maggiore. Va bene, invece a lei, ministra, volevo chiedere questo. In questi giorni Fratelli d'Italia, che come sappiamo non possiamo parlare di sondaggi, ma insomma diciamo è data per favorito, il centrodestra è dato per favorito, sta
sta dicendo che comunque, siccome attraversiamo un periodo difficile, si stanno già appellando alle opposizioni perché siano responsabili e quindi, insomma, che li facciano lavorare, che aiutino chi vincerà a lavorare in questo difficilissimo momento. E il terzo polo è disponibile a collaborare? Mi lasci dire che hanno già iniziato ad avere dei dubbi su questa vittoria certa, di governabilità certa. Questo ci fa piacere perché vuol dire che finalmente si sta comprendendo che il paese ha bisogno di una, non certo di dividersi e di polarizzarsi come loro stanno cercando di fare, tra la destra sovranista e la sinistra, ahimè, populista. Noi ci candidiamo per portare avanti quello che mi rendo conto essere un'eccezione, cioè un atteggiamento di responsabilità che serve al paese, che noi riteniamo debba essere quello di continuità col metodo, anche con questo metodo di ricomposizione, di unità che il governo Draghi ha interpretato e che noi vogliamo continuare ad interpretare. Dopodiché mi permetto anche di dire che oltre alla responsabilità sulla quale ci presentiamo c'è anche un tema di coerenza e di credibilità. E mi spiace dirlo perché a destra stanno già tentennando perché non sono d'accordo su nulla, altrettanto il perché non sono nel campo, diciamo, di Gianni è perché quel campo lì vive di contraddizioni evidenti. La domanda che mi sono astenuta dal fare, ma che rimane sullo sfondo, è in fondo tra la proposta politica, la visione del mondo di Gianni e quella di Emma Bonino, entrambi candidati alla presidenza di questo collegio, c'è una tale evidenza di contraddizione sulla quale credo che le elettrici e gli elettori farebbero fatica a Vabbè, scegliere sentendosi rappresentati. però qui adesso sono troppe domande, però quindi mi pare di capire che se il centrodestra chiederà, si appellerà alla responsabilità delle opposizioni, le opposizioni saranno disponibili a collaborare, sì o no? Sì o no? Una risposta secca. No. Ma le opposizioni devono essere disponibili a governare a collaborare facendo le opposizioni, ma io non mi candido per fare opposizione. Perfetto, bene, allora io vi ringrazio, buona campagna a tutti, quindi abbiamo avuto il professor Ciani, candidato per il PD nel collegio di Roma e la ministra Bonetti, candidata per il terzo polo Italia Viva nello stesso collegio. Vi ringrazio, buona campagna elettorale a tutti e noi ci vediamo al prossimo duello.